Buongiorno a tutti, ben arrivati. Siamo tantissimi, chiaro che diventiamo sempre di più perché sia dal webinar precedente sia da questo vedo che tanti di voi sono di quelli del webinar precedente, tanti sono nuovi, nuovi. Mi sto un po' ricredendo, c'è stato tanto, facciamo correre il disclaimer che vi faccio vedere anche lo shopping stamattina, ragazzi, è stato fantastico, un bellissimo appuntamento. Non possiamo dire altro perché ciao Gerard, scusa, ok, perfetto. Non possiamo dire altro perché il trade l'abbiamo fatto praticamente dopo aver veramente portato ogni singolo possibilità, quindi è in positivo, è arrivato al pivot e il take profit, ma secondo me andrà ancora più giù. Allora, perché dico che i webinar devo ricredere? Perché i webinar sono tanto il discrame l'abbiamo visto, lo possiamo togliere. Il webinar si è mosso poi il discrame, è in movimento o non si è mosso? Mi sembra che non si è mosso. Facciamo fare un giro? Perché non si sta muovendo? Riproduci, non ha fatto il giro. Va bene, facciamo fare il giro. Perché c'è stato un periodo di webinar che facevo tanti anni fa e avevano la capienza anche di arrivare più di 200-250 persone al giorno, quindi si parla di migliaia di persone. Di partecipanti alla settimana. È calato drasticamente negli ultimi 2 anni, arrivando veramente anche a volte a gruppettini di 15-20 persone. Adesso stiamo arrivando alla soglia di superare nuovamente i 100. Guardate che è veramente tanto, perché io ho sentito anche diversi altri colleghi che si lamentano veramente di questo. Non è che un lamentarsi perché non vengono, è un lamentarsi perché il mercato del Forex è pieno di tante cose che purtroppo sono sempre la stessa fuffa, sempre la stessa cosa. E io sono contento e sono anche orgoglioso di me stesso. Mi devo un po' un attimino di autostima e anche un po', diciamo, chi si loda si sbroda, mi pare si può dire, no? Praticamente perché vuol dire che quello, il contenuto dei miei webinar ha qualcosa di diverso dalla solita trend line, questo ho fatto questo 2 settimane fa e sono ancora dentro, che poi alla fine non fanno vedere niente. Quindi un po', diciamo, la colpa ai relatori che non hanno, che sono sempre a fare sempre le stesse cose. Io sono sempre in evoluzione perché il trading è evoluzione. Benissimo, allora vedo che mi sentite perché mi state scrivendo, passiamo all'operatività, aggiornando quello di stamattina, ragazzi, io non so, voi ditemi poi se sono un po' patetico o perché me la tiro dal punto di vista che ho fatto quello che dovevo fare, no? Chi c'è adesso di nuovo dice: ma chi è questo qua che ha questo tono così un po' anche arrogante? Non è arroganza, assolutamente no, è soltanto euforia nel. Adesso io voglio contarvi negli ultimi 3-4 settimane che giornalmente, con l'aiuto vostro, stiamo leggendo il mercato perfetto. Guardate lo short di stamattina. Chi vuol sapere perché abbiamo fatto lo short, si va a vedere tra un paio di ore nel mio blog, che adesso vi metto i contatti perché poi me li dimentico, e poi passiamo all'Outlook Weekly. Nel mio blog che trovate qui. No, qui no. Questo mi piace perché si cresce assieme, si cresce assieme. Io sono cresciuto con voi, ok? Perché grazie ai webinar ho imparato molto di più. Eccolo qui, guardate. MP azienda fuori. Questo è quello più importante. Il resto qui è il sito dell'autotrading. Questo è il mio contatto Skype se volete farvi una chiacchierata. 5 minuti. Allora. E questo è il sito, ma è un sito di cose basilari. Ok? Questo è però la cosa più importante, è tutto gratuito, è il blog che trovate tutte le registrazioni. Per sapere il perché siamo entrati short qui, andate poi a vedervi questa oretta piena di, come l'ho chiamato, un webinar con incontro, beep, per non dire parolacce, perché veramente ha veramente un contenuto non per invogliarvi ad andarlo a vedere, ma se lo guardate, cioè, cavolo, è un nuovo mondo. È un nuovo mondo dentro a un mondo. Guardate che short. Guardate lo short, dici ci sei? Sei entrato? Siete entrati tutti? Che bello che è stato, vero entrare così? Siamo entrati assolutamente in un timing perfetto. Anche se poi un po' non era andato dove andare subito, è andato qui, drawdown, va.
Mi sono messo un ordine pendente, cioè cosa vuol dire? Giuseppe, l'hai messo un ordine pendente, l'avrai messo a 1,2160. Questo poi può diventare, però, se la giornata, per esempio, e questo è il massimo, arrivare a 1,2160 è già 40 pips. Quindi, logicamente, se ti arriva verso le 6, 6 di sera, non pensare che magari ti faccia 100 pips. Ok? Questo poi, oltre a questo, vi faccio vedere di nuovo la schermata di prima, ve la lascio un po' a metà così perché. Opa, dove? Questo livello qui che vedete giallo, che non è ancora qualcosa che ho reso pubblico, è il livello di importanza. Ok? Quindi da qui in poi potrebbe ancora crollare di più. Però, ragazzi, siamo già andati bene? Take profit, chiusa, 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 chiusa. Adesso si sta fermi perché la porzione che abbiamo aperto, o che io ho aperto, che noi abbiamo aperto, da qui a qui ha pagato intraday 20 pips. Non sono da buttare via, vero? Bene, peccato non l'ho fatta neanche. Vedi, qui non l'ho fatta. Che sbadatino che sono. Qui non l'ho fatta. Vabbè, adesso mi apro anche qui. Non adesso, ma appena posso, apriamo un'operazione. Siamo sull'open price. Continuiamo un attimino. Siamo sull'open price. Questo è l'open price di un canale di un indicatore che si chiama Dinamico. E siamo, come avevo detto prima, la candela che io ho disegnato qui a modello SPY, questa addirittura, se posso adesso aggiornarla, è praticamente questa che noi vediamo, la candela H1, e questa qui è la SPY che si è prolungata fino a questo massimo qui. Quindi la candela H1 praticamente ha riportato questo. Ok? Guardate, è arrivata sull'open price e addirittura sotto. Questa qui, la possibilità adesso di rientrare è questa. O di entrare sul breakout. Siamo in un orario 10:39, la candela H1 ha un range operativo di 28 pips. Io direi che magari si può aspettare anche la prossima candela, a meno che non mi ritorni qui, io lo rifaccio, lo so. Livello di entrata adesso, se dobbiamo rifare lo short, così vi do anche il livello di la linea gialla, è 1,21,80. Quindi lo mettiamo anche qui. Poi, ma tu Paolo, non fai più live trading? Sto ridendo, sempre ogni tanto ci sono sempre queste richieste. Ma vedo che non stai più facendo tanto live trading. Eh no, che cosa sto facendo? Eccolo qui, l'entrata, eccola qui. Perfetto, siamo già oltre l'entrata, quindi short per me, com'era questo conto qui? Sì, avevo fatto molto, quindi va bene che posso fare anche qui. Una correzione un po' più grande perché gli ultimi 20 giorni non avevo fatto trading, quindi short. Nuovamente short per me per andare a rimpilzare la candela H1 che ha fatto il suo movimento di corpo, la spike, adesso potrebbe continuare la sua discesa. Ok? Perfetto. Non posso dare Giuseppe nuovamente consigli di trading. Quindi, se tu hai la tua idea di testa di entrare short su quello che io ho detto, quello che io entro, quando dico io entro short, quello che vuoi fare, lo fai. Quindi, anche se me lo scrivi, non ti posso confermare. 1,21,80 è l'entrata mia. Ok, 1,21,81. Entrare adesso e non aspettare 1,21,60 è una decisione tua. Ti ripeto, se tu al range operativo arrivi alle 17 di sera e sei ancora fermo qui, io alle 17-18 di sera non farei più il trade qui, perché magari il range operativo di oggi è già fermato a 43, va in laterale e non riesce a fare tanto di più. Ricordate, il range operativo dell'euro-dollaro è più o meno 80 pips al giorno. Benissimo, Outlook Weekly, ben arrivati a tutti ragazzi e ragazze. Spero che qualcuno magari non ha visto quello che abbiamo fatto la settimana scorsa. Nel mio blog, sotto il tasto Sessione Weekly, trovate, adesso non so quanti, ma dal novembre del 2019, che faccio un webinar alla settimana di Outlook Weekly. Più ci sono nel blog, penso siamo sul migliaio di ore di trading, di webinar. Non li guardate tutti perché logicamente sennò diventerete pazzi. Cominciate a guardare gli ultimi e poi mi seguite in progressione, così si imparano tutte le strategie che io ho, che io riproduco, perché le riproduco giornalmente, sono sempre le stesse, un po' aggiornate come quella di oggi ciclica, dove ho rispiegato la lettura alternativa con il metodo fascia. Poi mi fate una chiamata per Skype, ci si allinea e tutto il resto. Ci vuole tempo per imparare per i più,
ci vuole meno tempo per i più, per nel senso che c'è chi impara subito, ah cavolo è facilissimo, e più invece magari ci mette un po' di più. Non dipende dall'intelligenza, ma dipende dal click che ti fa in testa. Qualcuno fa click subito in testa e subito ha capito il metodo, e tanti ci vuole un po' più di tempo, anche per via del livello di tempo da dedicare al trading. Chi magari ha un lavoro che gli porta via tutta la giornata, non è che alla sera si mette tutte le sere a studiare. Invece chi magari ha più tempo e ogni mattina dedica 2 o 3 ore al trading si porta più avanti. Ok? Perfetto. Outlook Weekly, partiamo dall'euro dollaro daily, che abbiamo una congestione in essere, già uscito il prezzo dalla congestione. Rimane, proprio per questo è bello andare a vedere il webinar della settimana scorsa e anche tutta la settimana scorsa che abbiamo guardato sempre il prezzo dell'euro dollaro, perché siamo praticamente arrivati nuovamente nel livello del piercing della candela. Di una candela, di questa candela qui blu, praticamente si è arrivato nel piercing, che è il livello, vedete dove anche oggi è sceso. A questo punto, se mi ritorna sotto 1,2160, come l'avete già sentito menzionare diverse volte anche sulle richieste di Giuseppe per via del trading, dell'analisi stamattina, dove 1,2160 si rientrerebbe nella congestione, che è questa candela qui blu, si rientrerebbe poi nell'analisi ciclica ad un livello del ribassista di distribuzione in chiusura. Vado veramente veloce perché è tanta tanta la roba che oggi ho da dirvi. Quindi se rientriamo 1,2160, non è che sia oggi l'idea di andare short. Quindi se tu, Giuseppe, decidi a 1,2160 di entrare short, ricordati che non puoi entrare short stasera alle 17, magari farti un esempio, e metterti 20 pips di stop loss, perché questo potrebbe essere una durata di un'altra giornata che magari ritorna in questa zona e poi ritorna alla fine settimana, te la trovi anche sotto a 1,2050. Quindi se entri adesso qui è un trading, diciamo, non a lungo termine, ma con l'ottica del lungo termine. Se metti un take profit a 10 pips, non ti lamentare, perché ancora te l'ho già detto tante volte, non me lo devi dire, e secondo me non è giusto entrare e fare la formichina sul trading ciclico, perché ti becchi sempre questi 10 pips e poi con la fregola che hai rientri nello stesso punto, o addirittura rientri peggio invece di mantenerti un trade. Fai un trade guardando il money management, quindi guardi un attimino il money management sul conto, dice ok, se io faccio un'operazione, per esempio come ho fatto l'esempio l'altra volta, se hai un conto da 50 euro, adesso non so qual è il tuo conto, ma è uguale, se hai un conto da 50 euro, fai un'operazione da 0,01, che è un micro lotto, quanti pips hai prima di bruciare il conto? Se un'operazione da 0,01 mi vale, avanti, 10 centesimi, ho 500 pips. Se la faccio da 0,10, ho 50 pips, giusto? Equivalente rapportato ai 50 euro. Chiaro che non ti fanno andare tutto sotto, arrivi magari al 100%, quindi diciamo una 400 pips se li hai. Se fai con un micro lotto su un conto da 50 euro, fatevi le proporzioni e poi riuscite a capire. Quindi si può giocare oltre a questi 10 pips di take profit proprio perché hai una gestione del tuo money management, ok? Ok, della gestione del tuo capitale. Quindi secondo me è sbagliato entrare e prendere questi 10 pips, magari rischiare anche 40 pips, oppure rischiare di non mettere lo stop loss, e per andare a prendere 10 pips ti metti uno stop loss che ne guadagni uno, ma ne perdi 5. Non ha senso, te l'ho già detto. Secondo me, se hai un'entrata ciclica, minimo minimo da metodo fascia è 20 pips, e del resto sono livelli di take profit basati su livelli di breakout di minimi e la lettura dei grafici quando sono ribassisti o rialzisti. Quindi anche un attimino un po' aggiornarci su questo. Anche i livelli di pivot servono, ma veramente tanto, ok? Quindi per esempio adesso l'entrata che ho fatto nuovamente, anche se la candela stava salendo, perché mi aspetto che la prossima candela, comunque mi aspetto la giornata ribassista, perché abbiamo capito che da qui, per esempio, si dovrebbe fare un nuovo minimo. Da questa qui è la partenza, ve lo ricordate, questo è il minimo della compagnia che c'è una magenta, quindi se mi ritorna qui sotto dovrebbe accelerare. Quindi posso vendere ogni volta che sale, mi aspetto un nuovo minimo, vado a vedere dov'è il pivot. Questo potrebbe essere il livello di pivot, perché se mi aspetto un nuovo minimo, questo è il primo livello. Se sono entrato qui sono altri 30 pips. Ok? Devi fare un attimino anche l'idea, perché se l'entrata era 1,21,60, ma ti ho detto che magari alle 17,18 non sarebbe l'orario buono di entrare, e tu hai un range operativo che vale da qui all'entrata di oggi, che è il minimo che era questo, sono 32 pips, se vuol dire che da qui in poi ti potrebbe fare gli altri 30 pips, e sono 60 pips di range operativo. Ok? Benissimo, quindi aggiornato anche questo, Outlook Weekly
L'outlook weekly nella situazione daily abbiamo un livello di resistenza che ha tenuto alla perfezione che era questo, dopo un'uscita della congestione che io calcolo come falsa rottura, perché la prima rottura di una congestione. Che cos'è una congestione? Nell'ultimo video sul blog sotto l'Outlook Weekly ho fatto una spiegazione esaustiva di che cos'è una congestione dal mio punto di vista di trader home-made, fatto in casa, quindi tutte cose che mi sono praticamente impastato io, ok? Quindi può darsi che una congestione venga spiegata da qualche altro trader diversamente. Io me la spiego così perché ho fatto statistiche. La prima rottura della congestione di una candela lunga che mantiene tre corpi all'interno, chiamata Erani o Terani, se posso, mi tolgo anche questo dubbio, perché ogni volta dico questo o questo, ve lo voglio andare a vedere su Google cosa mi dice, perché Erani vuol dire incinta. Erani, chi è questo? Non si risponde. Non si risponde. Allora, Erami Pattern. Vediamo cosa mi dice, così mi tolgo anche questa cosa qui. Allora, Erami, tradotto in inglese, Erami è un tipo di motivo geomonica della presenza di due corpi, il primo più grande è un corpo nero o rosso. Ok, Erami, quindi candela incinta, da giapponese, guarda, vi metto proprio la definizione che ho trovato qui. Vedete, quindi alla fine cosa succede nel trading? Cos'è? Io l'ho detto l'altra volta, bisogna essere curiosi, curiosi. Si deve andare, la curiosità è quello che salva il trader. Quindi guardate, Erami, quindi adesso lo sappiamo, tradotto dall'inglese Erami, è un tipo di motivo giapponese a candelabro rappresentato da due corpi. Primo, più grande, un corpo nero o rosso, il secondo bianco o verde, in questo caso l'hanno disegnato loro così. Il suo nome deriva dalla parola giapponese che significa incinta. Quindi vedete che non mi invento niente, quindi è la pancia e dentro c'è la candelina. Ok? Possiamo vedere cosa vuol dire Terami, se mi ricordo così come si scriveva. Così vedete che un po' i webinar Terami, Terami, come si scriveva? Terami. Dovrei, non mi ricordo più. Io mi ricordo quando li ho studiati, ecco, Rami, Rami, Rami. Vabbè, non me lo ricordo adesso come si scrive. No, vabbè, dai, lo togliamo questo, poi ognuno va a cercarsi. Ci sono due tipi di pattern. Io quando ho cominciato a fare trading mi sono studiato le candele giapponesi quasi a memoria, come elementari, le poesie, per poi capire che le candele giapponesi alla fine non mi sono mai servite, però ho un libro bellissimo con tutte le cose, ogni tanto mi viene in mente qualcosa, engulfing e cose del genere. Quindi il trader deve essere una persona curiosa, curiosissima. Più curioso è il trader, più ha la possibilità di avere ragione, di avere un buon risultato nel suo lavoro come trader professionista. Avete visto cosa vuol dire la curiosità? Erami, che cos'è? Ma Paolo parla di una candela incinta, ma che cos'è? Non lo so, vai a vedere candele giapponesi Erami. Hai visto? È uscito subito Wikipedia. Quindi ci sono tante cose che il trader deve essere curioso per avere assolutamente la possibilità di imparare sempre di più. Benissimo. Allora, che facciamo? Congestione, falsa rottura, non può andare in eterno questa falsa rottura. Se il prezzo mi ritorna così, non è più una falsa rottura, ma è una condizione di trend rialzista, perché è un breakout della zona rialzista e quindi assolutamente non vale più l'entrata sulla congestione. Se però rapportato a questo movimento qui ribassista, non è entrato, ha fatto un pullback, è tornato sui massimi, è riuscito quasi ad andare vicino al massimo assoluto, quindi resistenza, è tornato giù. Quella candela di oggi torna nel livello del piercing, quindi la metà delle candele precedenti. Se oggi mi ritorna qui dentro, abbiamo la congestione. Quindi, se il prezzo rimane sotto la parte centrale, dal massimo al pullback, quindi questi 82 pips più o meno la parte centrale 40, più o meno in zona di piercing, se in questa zona qui il prezzo continua a rimanere sotto e mi fa magari massimi decrescenti, un livello di entrata della congestione è assolutamente valido per riportare l'entrata del prezzo e come minimo il livello di take profit della parte centrale, nonché la parte bassa. Allora, se io adesso devo andare a vedere l'entrata, per questo vi voglio far vedere ancora un po' tutto l'intraday. Se io voglio fare l'entrata e rapportarla al trade
fino a questo livello di pivot è 1,2146. 1,2146, vado a vedere qui dov'è 1,2146. 1,2107, 1,2146, questa zona qui. Ok? Quindi per la giornata di oggi rientrare con una chiusura all'interno della congestione, posso pensare che 1,2146 è il mio livello di take profit. Per poi il giorno dopo cercare di nuovo la direzione ribassista fino alla parte centrale e poi dalla parte centrale vedere anche dall'operatività ciclica che siamo arrivati magari con una o due candele daily a livello della forca dei pitch, quindi una trend line dinamica che è il livello di resistenza o meglio di supporto, quindi potrei fare la zona di pullback di ripartenza di qualcosa. Quindi nell'ottica futura di visione del grafico io avrei praticamente questa situazione qui, fino a qui, e da qui magari da ripartenza, ma qui sopra non ci andrò più, magari un livello del 50% di Fibonacci per poi continuare la fase ribassista in questa zona. Quindi già ho la riproduzione di quello che potrebbe succedere, o no? Un'entrata a sorta adesso. Allora, entrata a sorta adesso io non la farei per via del tempo, mancano 7 minuti, per chi mi segue da tempo sa che le entrate a livello di tempo, magari in questo frangente che la candela sta cercando di tornare su, non la farei. Aspetterei la candela prossima e magari nel piercing della candela, la parte centrale dal massimo al minimo della spike della candela H1, rientrerei nuovamente short. Quindi anch'io entrerò nuovamente short se, in caso che in questi 6 minuti la candela non faccia quello che deve fare, quindi scendere di nuovo ribassista. Dove possiamo calcolare questa cosa della discesa? Bene, io vado nuovamente qui, vado sul metodo Fassa sui 5 minuti, guardo la sua discesa, ok? E guardo praticamente ancora a un livello ribassista di questa zona. Quindi, visto che vedete quanto è bello avere un metodo, una strategia che ti fa riconoscere quando c'è qualcosa che la puoi fare, sebbene tutto quanto parlerebbe short da questa candela H1 con una bella spike, vediamo se riesco a fare così, una bella spike pronunciata dal minimo al massimo rialzo, lo stesso io non farei il long, ma andrei sui 5 minuti, ritornerei qui sotto, continuerebbe la campana gaussiana gialla, la campana gaussiana magenta, sono direzione ribassista e il metodo fascia ha già tirato 20, ha già tirato una bella situazione rialzista, quindi ci manca ancora un po' di fase ribassista. Ok? Mancano 5 minuti alla candela H1, quindi potremo vedere in live che cosa succede. Bene, poi vado qui, quindi il daily ve l'ho spiegato come io mi vedo la situazione nei prossimi giorni, nonché anche fino a lunedì prossimo, la possibilità di arrivare in questa zona qui per poi o scendere o avere un minimo una zona di pullback di partenza cicli. Andiamo a vedere i weekly che rapporta. Una candela weekly della settimana scorsa con un corpo slanciato, con una spike che abbandona un po' le zone alte. Vedete che qui c'è la zona di pullback, anche qui bellissima, guardate, precisissima. Quindi non si può fare altro che anche sui livelli daily andare a segnare le zone di resistenza, perché assolutamente c'è un motivo per qualcosina che qui non è riuscito a rompere con la candela weekly. Okay? Che è il livello praticamente 1,2244, non è altro che questo livello qui, 1,2244, qui è 1,2242, 43, è la stessa zona. Okay? Quindi assolutamente perfettissimo al pips esatto, quindi situazione short dal livello stocastico 5,33 di settaggi per il metodo weekly, bande di Bollinger 21 periodi, non è arrivato nella parte alta, quindi non mi piacerebbe venderlo tanto, però se mi ritorni sotto questo corpo qui, allora incomincio ad avere l'idea che in questa zona qui, esattamente qui, la mia situazione è ribassista. Anzi, facciamo così perché penso che sia a livello di colore molto più simpatico prendere questa zona qui e passarmela qui. Quindi a questa zona qui attribuisco uno short. Cosa volevo cancellare ancora? Fibonacci no, si può lasciare, il livello del 50%, vedete 1, 20 e 21, il livello del 50% weekly è molto interessante, il livello del corpo è importante perché da qui in poi, fermati mouse, da qui in poi potremmo incominciare la fase ribassista. Livello del 50%, nonché anche il livello di bandiera di Bollinger, si incomincia a scendere, scendono anche le distribuzioni del prezzo, quindi anche le bande di Bollinger, 1,20 e 30 è il 50%, andiamo a vedere 1,20 e 30 cos'è? 1,20 e 30,
1,20 e 80, 1,20 e 30. 20 e 30, andiamo a vedere un po' più basso. 1,20 e 30. Ecco, guardate, 1,20 e 30 lo metto qui perché vi faccio vedere anche una cosa importantissima. Per chi è nuovo, è una cosa basilare, secondo me. Io ho letto, ho visto, ho sentito da qualche parte, ho assorbito questa cosa. Non mi ricordo dove l'ho visto, chi me l'ha detto, ma la media mobile a 100 periodi esponenziale la metto in tutti i grafici daily da quando praticamente conosco questa possibilità. Direi il mio spartiacque sul daily in tutti i grafici, uguale che pacchetto CFD o che coppia di valute o come la volete chiamare, strumento finanziario, e il 100 periodi, se notate, quando è sotto è short, quando è sopra abbiamo tutta la fase ribassista, rialzista. Quindi questo potrebbe essere un livello di sosta temporaneo 1,20 e 30. Voi dite, ma è possibile che scenda da dove è adesso 164 pips? Sono 2 giorni a un range operativo di 80 pips, quindi è tutto possibile. Poi, se notate, potrebbe essere la rottura della congestione definitiva ribassista, che sarebbe la seconda rottura, in questo caso, arrivare come primo take profit di 1,20 e 30. Quindi 1,20 e 30 è come livello di take profit. Me lo metto nel weekly, facciamo così, che così ce l'abbiamo anche per orientare. 1,20 e 30 qui, 1,20 e 30, me lo metto qui, 1,20 e 30 più o meno. Mancano 1 minuto alla candela, benissimo, andiamo a vederlo, 1,20 e 30, così per essere precisi. Ok, quindi questo qui potrebbe essere il primo livello di take profit in questa zona. Per evitare di dimenticarmi che cos'è, metto una freccia, una cosa del genere, così mi ricordo che questo qui è praticamente il take profit, un livello di take profit. Ok, benissimo, cambia la candela H1, quindi andiamo a vederlo. H1 la guardiamo sui 5 minuti, manca il minuto qui. Nell'H1 lo vedremo anche qui sull'H4. Andiamo a vedere daily H4, mettiamo H1, è già partita. Anche poi è anche partita anche la candela dell'H4, quindi benissimo. Quindi è partita anche una candela H4, quindi fantastico, che siamo perfettissimi ribassisti. In tutti quanti i frangenti siamo ribassisti, quindi io direi che assolutamente molto valido l'idea di non andare long, sebbene inganna questa spike qui, con tutto quello che noi sappiamo, siamo sotto la media 48. Ragazzi, io sono sicuro, per te Peppe, per tanti di voi, lo chiamo Peppe perché simpaticamente tanti Giuseppe, ma Peppe sa quando parlo di Peppe, ed è Peppe Peppino, scherzando, sono sicuro che la tua tenacia, sebbene stai un po' sgarrando, lo so, con l'idea, cioè con i tuoi 10 pips, con il dettino che clicca troppe volte, tutto il resto, ma la cosa che piano piano riesci anche a moderare, ci vorrà del tempo. La gestione di se stessi è la cosa più difficile che esiste. Sono sicuro che la tua tenacia ti porta poi ad avere poi un comportamento corretto. Il comportamento corretto è pensare a quello che viene dopo. Quindi non è un gioco, stai cercando di fare di questa cosa qui, oltre ad essere una cosa passionevole, una passione, di fare di questo il tuo lavoro. Quindi io sono sicuro che con la tua tenacia riuscirai ad avere dei risultati, però dovrai lavorare un po' su te stesso. Questo è rivolto a te perché così scherzando un po' a volte ti prendo anche un po' in giro, ma lo faccio veramente con... Perché ti voglio bene a questo punto, però devi cercare veramente di lavorare su te stesso. Ok? Guardate, io passo da una cosa all'altra perché anche se è H1 qui, tanto andiamo a vedere sull'intraday. Ragazzi, i miei webinar sono questi, magari c'è l'occasione di fare una spiegazione che non ha niente a che vedere con l'Outlook Weekly, però è una spiegazione che è importante secondo me. Perché si entra short a questo livello qui dopo che mi ha fatto questa spike qui? Ragazzi, è tutto quanto una cosa già a priori predestinata ad essere
un'operatività ribassista, quindi non vado più a mettermi contro un trend. The trend is your friend. Quindi guardiamo sull'H1, però ve lo disegno qui. Se andiamo a vedere in questa situazione qui, abbiamo una forca di pitch bellissima. È una forca di pitch stupenda perché è regolare delle distanze e tutto il resto. Forca di pitch, che cos'è? Ne ho parlato veramente migliaia di volte nei miei webinar. Quindi andate un attimino a cercare il perché. Andate su Google e scrivete su YouTube forca di pitch. Andrew Pitchfork è l'indicatore che trovate qui sotto, ma non mi piace, quindi uso le trend line, così sono un po' personalizzate. Questo minimo, questo massimo qui, rapportato a questo massimo qui, mi dà la distanza della parte centrale. Quindi vado ad allungare questa zona qui, proprio esattamente riportandomi a questa zona qui, cercando di mantenere sempre l'equilibrio della. Ah, ecco, qui vedete, ho sgarrato della parallelità dell'equidistanza e vado a vedere se magari potrebbe coincidere una zona. Vedete che potrebbe coincidere questa zona qui come un prossimo livello. Sono andato un po' storto, penso, sì. Lo vedo da qui che sono un po' storto. Vediamo se. No, adesso sono un po' storto qui. Si è spostato qualcosa. Allora, fatemi vedere cosa si è spostato. Questo qui è sbagliato. No, è giusto, giusto, l'ho portato giusto. Poi potrei anche spostarlo così. No, no, l'ho portato giusto. No, questo è giusto, invece, guardate. Guardate che sono delle cose importantissime queste, secondo me. Ma questo lo metto sul massimo qui o sul minimo qui. Preferisco prendermi il mio minimo, quindi ho una trend line regolare che è questa, da questa zona qui a questa zona qui, mi sposto quella superiore che magari si è anche spostata, non lo so, e la metto da questo massimo qui a questo massimo qui. Rapporto il mio livello di forca di pitch, quindi ancora meglio posso capire che se io ritorno qui sotto, continua la fase ribassista di quello che sto pensando. Riuscite a fare un'analisi che è di parte? Cosa vuol dire fare un'analisi di parte? L'analisi di parte è quando io ho un trend ribassista, faccio l'analisi e l'analisi mi risulta long. Devo anche purtroppo rivedermi che forse ho sbagliato. Non è detto che devo chiudere il trend e girarmi long, però devo avere la forza di dire ok, si sta cambiando il trend, ho sbagliato e tutto il resto, giusto? Fino a quando siamo sotto la media 48, se arriviamo sotto questa zona qui, visto che è proprio un livello di trading. Su una candela H1, arrivare sotto questa trend line da qui dove siamo adesso sono 13 pips, quindi lo fa be può fare benissimo. E quindi ho la via spianata. E qui di nuovo ritorno a te, Peppe Peppino. Se tu poi vuoi prenderti a un livello di take profit di 10 pips, magari se in questa zona qui entri short, adesso dovrai invece ritornare qui ed allungare questo canale qui, ok, cercando di metterlo dritto. Se tu entri qui praticamente su questa zona qui, ti prendi i tuoi 10 pips, già sono finiti e adesso al posto di farmi non dico 80, 70, ma magari una quarantina. Ok, ritorniamo però al nostro Outlook Weekly. Scusate che se ogni tanto passo, però purtroppo fa tutto parte del trading. Fatemi leggere un attimino le domande, cioè, se voglio con te nello stesso sì, nel lavoro. Certo, allora non posso dire che fare il trader è il più bel lavoro del mondo, sarebbe un po' ritornare a tanti che l'hanno già detto, no? È un lavoro assolutamente bellissimo che ti appaga tanto, ti dà tanta autostima. Ti fa diventare orgoglioso di te stesso perché se riesci a vincerla contro il mercato, ma non per via perché oggi sono entrato lanciando la monetina, ma per via di strategie, automaticamente diventi anche un attimino una persona un po' che si un po' di autostima, un po' di autoarroganza ce l'hai perché automaticamente dici cavolo, ma sono veramente bravo. Questo sì, e deve essere anche così perché l'autostima ti porta avanti. Però come miglior lavoro non so se questo è il miglior lavoro. Magari fare la rockstar, per farvi un esempio, potrebbe essere più appagante dal punto di vista di che non so, non di autostima, ma boh, non lo so. Forse si vede più cose nel mondo, se avete le star hanno visto tutti gli angoli del mondo ed è anche una cosa un po' interessante.
Vabbè, poi non lo sappiamo perché non essendo una rockstar non posso fare il paragone, però quindi non posso neanche dire che questo è il più bel lavoro del mondo, però è assolutamente un'alternativa a tanti altri lavori che io ho fatto e da 15 anni sono praticamente solo a casa, da 19-20 anni che faccio trading, da 15 anni non faccio altro che fare questo lavoro qui. E ragazzi, la comodità di svegliarsi, mettersi la tuta e scendere in ufficio è assolutamente un grande vantaggio contro chi magari alla mattina si deve alzare, vestirsi e andare a fare le sue 8 ore. Questo assolutamente sì. Quindi è assolutamente un buon lavoro, un bel lavoro. Ok, quindi per il daily e per l'euro-dollaro e l'euro-dollaro weekly. Allora, un attimino che torniamo qui. Per l'euro-dollaro weekly abbiamo fatto la propria analisi, il daily abbiamo fatto la propria analisi. Per il 4 ore non ho aggiunto altro che l'aggiornamento del metodo fascia sull'H4 non l'ho fatto, ho guardato su H1, quindi è la stessa cosa. Vedete che prende esattamente questi punti qui, quindi i livelli di entrata short. A questo punto, questo qui è 1,2160, assolutamente dovrebbe essere lo stesso livello che abbiamo visto intraday, quindi 1,2160 è il breakout. E qui possiamo assolutamente. Sapete quanto è bello avere una certezza di un trend, anche se adesso ti va su, ti fa la parte beffarda di andare sopra di 20-30 pips, ma poi alla sera te lo trovi che ha fatto il crollo. Perché se noi sappiamo che questo, ve lo disegno qui, vedete la parte rossa qui, in questo caso io nel metodo facile le uso diversamente, ma qui ho il max chaos, ok? Lo mettiamo rosso a questo punto, così abbiamo un po' il livello anche di resistenza, così sopra non ci deve andare. Il max Gauss, che è questa zona qui, la parte più alta della campana gaussiana, che è questa, e sta scendendo. Notate che questa zona qui, che doveva essere già il minimo di Gauss, non lo può essere perché la campana è ancora alta, quindi sto cercando un altro minimo. Essendo un doppio minimo, potrebbe essere questo il minimo di Gauss, ma se ragazzi, se ritorna sotto 1,2150, 1,2160 a questo punto, il livello di take profit per la situazione H4 è questa zona qui. Quindi notate come da qui a qui potrei farmi gli altri 50 pips. E ritorno a te, Peppe, per questo prendere 10 pips è un po' un attimino forse l'operatività sbagliata, perché se riesci a fare due trades buoni da 50 pips, anche da 30 assolutamente vanno meglio che 10, sono già 6 trade da 10 pips, quindi hai meno stress e lo stesso guadagno, perché più stress accumuli, più operazioni, più hai la probabilità di sbagliare, meno operazioni. Money management, ricordo sempre di dare un occhio sempre al money management, che è la cosa più importante, perché non potete andare a sbaragliare il conto con un trade da 10 lotti e dopo 50 pips aver bruciato il conto, dopo 10 pips essere già fuori dal mercato. Questo non è trading, questo è assolutamente è gambling. Bene, altre coppie da andare a vedere veloci, vedete quanto parla Paolo. Il CAD Yankee è interessante secondo me dal punto di vista di livello di trading, è già arrivato abbastanza alto, sta dando un segnale short. Per non fare più prenderei questo livello qui, per non fare più di tanto prenderei questo, vedete che questa zona qui, lo stocastico sta tagliando al ribasso con la linea verde e la linea rossa, quindi siamo nella parte alta della distribuzione, in questa zona qui cercherei la parte centrale. Non do ancora per scontato la discesa, probabilmente potrebbe anche fare un ultimo rialzo per poi crollare. Dal punto di vista weekly è questo. Dal daily abbiamo abbandonato i massimi assoluti, quindi abbiamo un livello di entrata. Lo devo aggiornare perché ho dei massimi decrescenti. Il primo massimo decrescente sarebbe quello di oggi, se torna sotto, quindi avrei praticamente in questa zona qui l'unica entrata short che mi potrei permettere di dare un po' o questa o questa. Io direi, vedete che la trend line poi è precisissima, se la metto così troppo, troppo verticale, ma vedete quanto è precisa, ok? Però non entrerei neanche qui. Però visto che abbiamo un livello di una metà del cuneo, che sarebbe questa, io entrerei in questa zona qui, almeno non come entrata, ma come idea di trading ribassista. Quindi soltanto per darvi un'indicazione di analisi tecnica, io preferisco nell'Outlook Weekly mantenermi a un'analisi dal punto di vista senza usare tanti indicatori, proprio per dare la possibilità a tutti di capire che non assolutamente gli indicatori so fanno la differenza. Io assolutamente nell'intraday senza indicatori non saprei più fare niente perché sono i miei proprietari, ma vedete che è possibile anche senza.
Ok, questo livello qui è importante perché allora io mi posso copiare questa trend line, la copio, e riportare la trend line da questa zona qui a cercarmi un punto di impatto dove ho una trend line regolare da questo massimo qui a questo minimo qui, e qui notate, potrebbe essere interessante praticamente mettermi questa trend line, ancora rimane verde perché sono due trend line di supporto. La metto bene, 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 bene su questo minimo qui, e questo potrebbe essere un orientamento, perché se mi vai oltre questa zona qui, ho preso un pollicione, non c'entra niente. Se mi vai oltre questa zona qui, in base a quanto tempo ci metti per arrivare qui, in base all'andamento, questo short qui potrebbe provocare un 50% di take profit. Quindi, come livello di take profit di questa analisi qui, vi ricordo che in tutti quanti, nel pannello di controllo di GoToWebinar, che è il programma che sto usando per fare webinar, avete una macchina fotografica che ha la funzione che quando cliccate sopra vi salva l'immagine. Quindi non vi dovete prendere alla velocità, prendere degli appunti, ma fate un attimino lo screenshot, poi andate a vedere, ah, questo è il minimo, questo è il massimo, vi tracciate le trend line. Il disegno grafico nelle chat è assolutamente una cosa basilare per chi vuol fare trading. È inutile che cercate di fare di testa senza pensare, perché diventa un po', non avete un diario da seguire. Io avevo smesso di fare i webinar per un periodo lungo, adesso non mi ricordo quanti mesi ho staccato, 2 o 3 volte ho cercato di staccare perché assolutamente è un obbligo, poi perché è chiaro se prendi un contratto dove li devi fare, devi anche mantenere, ma poi mi sono accorto che andavo un po' a risparmio sulle analisi, non le facevo più, quindi ho ricominciato a fare analisi, che comunque io la mattina mi sono fatto questo discorso, comunque sono davanti ai grafici la mattina, dal lunedì al venerdì, perché non fare tutte le mattine un webinar? Ok, io sono cresciuto con i webinar, sono cresciuto con voi portando le mie innovazioni, le mie tecniche e tutto il resto, e quindi va bene, assolutamente un modo di smuovermi, perché sennò magari un po' la pigrizia di non tracciare due trend line ti viene. Quindi assolutamente il mio diario di bordo è sia sulla penna, su un foglio di carta, ma assolutamente sul grafico. Quello l'ho detto anche l'altra volta, per chi non fa questa cosa qui vi troverete un po' male, ok? Quindi il livello di take profit qui ho messo il 38 come primo livello di take profit, e poi il 50% è il livello di take profit secondo, che è questo. Quindi io lo faccio doppio, così per dare l'idea che questo è il take profit secondo. Ok? Bene, oltre a questa idea qui non andrei, perché vedete, potrebbe arrivare al 38 e 2 fermare, però se si ferma qui devo anche capire il perché si è fermato, con quale candela si è fermato e come si è fermato. Se mi arriva qui, mi fa una spy, una pin bar su un grafico daily, chiaro che non andrò al 50%. Ok? Benissimo. 4 ore. Ve lo segno qui. Qui manca un pezzettino. Se mi permettete, lo aggiungo adesso. Manca una campana gaussiana. Allora, siccome qui nei grafici uso il blu e il rosso, la metterei rossa. Allora, vediamo se mi funziona così. Così portiamo avanti un po' di tutto quanto. Ricordate che il detector è questa, campana gaussiana, la metto qui dentro. Ricordate che mi sono cancellato la MetaTrader un paio di mesi fa, quindi non so più tanta roba e la devo piano piano ricostruire, ma è tutto quanto. Se la metto un po' più grossa, così si vede meglio nei webinar. Valore di base è 54, quindi diviso 4, perché 54 è già questa. Cosa fa di 54 diviso 4? 13, no? Giusto? 13, 13, 26, no, sì, 26, 26, mi sto sbagliando. Ecco qui, il trader che non riesce a fare i conti, no, 56, 54, 54 diviso 4 sono 13,5, sì, allora era 13 perché la metto un numero di meno, ok? Allora, 13, potrei metterla anche 14, ma la metto piuttosto un po' più in ritardo, quindi preferisco il 13, la lascio rossa. E si suona perché non c'è la password. Allora, vabbè, torniamo qui. Io so perché la password non ve la voglio far vedere, la metto qui, e vediamo se riesco a fare la cavolata. Vedete, password, me lo sposto di qua, perché in questo conto qui non mi sono preparato le password nella MetaTrader. La inserisco veloce.
Eccola, quindi non suona più. Ah, però ho sbagliato a metterla. Ce n'è una sbagliata, allora. Un attimo solo, ce n'è una sbagliata. Perché questa non può essere. Ma sì, me l'ha messa di default. Dobbiamo mettere, vedete, l'ha messa a 48, se la deve mettere di default, la deve mettere a 13, però mi ha cancellato la password di nuovo, quindi suonerà. Allora, adesso non suona più. Allora, sì, allora funziona anche senza password, perfetto. Ok, la metto a 13. Avevo dimenticato il DLL, quindi suonava a 13, che è 54 diviso 4. Vado a controllare che questa qui sia 54, 54. Perfetto, quindi blu 54, 13. Quindi abbiamo, come è bello da vedere, il max Gauss, che è quella, il massimo della campana gaussiana blu, che è questo qui, e poi abbiamo le campane gaussiane sotto, che è praticamente quella rossa, il prima l'ha fatta finire qui. Guarda, la prima è questa. Prima è questa. La seconda è questa. Quindi prendo sempre quello precedente, sempre il minimo precedente. Vado a vedere questo qui è il minimo. La riporto a quella precedente, posso farla finire qua come posso farla finire qui. Nel momento la metto qui, poi qui controlliamo. Fammi vedere. Trovo precisa, la metto in quello precedente, sempre quello precedente solitamente. Quindi vedete anche la frattalità ciclica. Questo, che è il minimo assoluto, è questo qui. La frattalità ciclica, vedete che chi è nuovo vi sto un po' portando sul mio mondo. Guardate la frattalità ciclica. Quante candele ci ho messo? 53, 43, vedete qui è 54, quindi potrei dire che anche questo è il minimo. La frattalità è molto importante perché, se notate, la media mobile è 54 e la 54 è anche la campana gaussiana. Quindi mi devo aspettare come tempo da qui. Qui non si prende perché da qui a qui misuriamo 54. Perfetto, quindi ho ancora tutta questo tempo per scendere. Le campane gaussiane stanno all'interno della campana gaussiana blu, quindi quelle rosse non devono uscire fuori. Se il prezzo rimane sotto la media 54, tutto è da fare. Ok? Quindi vedete come si costruisce tutta l'analisi? Bene. Un'altra, andiamo a vedere un attimino il metodo del DAX. Io uso solo il tempo, non c'è indicatori, è veramente solo il tempo. Il DAX è arrivato, andiamo a vedere in 15 minuti, è quello che uso solitamente. Allora, poi in un webinar separato, serale, quando sarà il momento, vi farò vedere il perché dei tempi. Parte centrale ad occhio tra le due stanghette tratteggiate è questa. Prendo questa qui, la copio, me la porto qui, ne metto un po' più alte così le vediamo, la ricopio, me la porto qui. A livelli di tempo, poi candela più, candela meno, non è quello l'essenziale. Vado a vedere, questa parte qui è long, questa parte qui è long, questa qui è parte short. Quindi tra una candela ancora 15 minuti abbiamo la situazione short del DAX, fino ad arrivare alla parte temporale di questa zona. Quindi ancora manca una o due candele a 15 minuti. Ok? Benissimo. Torniamo nell'Outlook Weekly. Vedete quanta roba c'è? Quanta roba c'è dentro? È assolutamente
Poi, per chi è nuovo mi volete contattare di nuovo, Skype, non vi ho messo prima i contatti, anche se me li chiedete adesso, magari ricordatemelo tra 5 minuti prima della fine del webinar, ve li metto nuovamente. Mi contattate su Skype, non vi vendo niente, quindi assolutamente non aspettatevi che vi venda un corso. Nel mio blog c'è il corso metodo ciclico gratuito, c'è tanta roba dentro, insomma, migliaia di video. Allora, abbiamo visto, ricordate che l'audio SD. Siamo alla fine della congestione, guardate quanto è bello, è la prima rottura, non la farei. Quindi audio SD, ragazzi, abbiamo una situazione com'è, rialzista o ribassista? Guardate, tanto il colore non mi piace assolutamente, devo cambiare questo colore con lo sfondo Old Lake, lo mettiamo grigio, il grigio che usiamo noi è questo, no? Fammi vedere. Sì, un po' meno gli occhi, male gli occhi. Ok, guardate, candela lunga. Congestione e rami, dopo la terza candela vuol dire che la candela lunga è incinta di tre candele, rimane incinta, la prima falsa rottura è questa, con questa candela di oggi potrei cercare la fase ribassista, ma potrei anche cercare la fase rialzista. Siccome ancora non sono predisposto, AU2SD sarebbe una fase ribassista se anche l'euro-dollaro scende, quindi vuol dire una forza del dollaro, ok? Quindi potrei anche pensare che questa candela che mi ha già chiuso fuori è la fase ribassista. Se andiamo a vedere il piercing, così vi do la definizione di piercing di questa zona qui, che è il massimo, scusate, il massimo di questa candela qui e il minimo che è questo, la definizione del piercing è la parte centrale. Quindi vedete che non è riuscito ad arrivare il prezzo nella parte centrale, che è questa. Ecco, facciamo lì ad occhio, quindi non è riuscito ad arrivare nella parte centrale della candela, il piercing non l'ha fatto, stiamo tornando sotto, potrebbe essere una situazione short questa, adesso andiamo a vedere i livelli di entrata, secondo me un breakout di questa zona qui, posso anche allungarla un po' così, però più o meno questa zona qui, in zona che sono pochi pips, quindi posso decidere l'entrata, la posso decidere in base a come si muove il prezzo, in questa zona qui potrei decidere di entrare short. Esattamente qui. E quindi abbiamo un livello di 71, da dove adesso sono una decina di pips, 8 pips. Ok? Quindi più o meno questa zona qui è l'entrata short fino alla media mobile a 100 periodi. Se invece il prezzo non ritorna qui sotto e incomincia ad andarmi sul piercing, non starei attento a non fare niente perché potrebbe anche arrivare a fare l'altra parte della congestione perché questo Ok, perfetto. Anche qui spostiamo, mettiamoci lo sfondo. Qui nel grafico audio SD la cosa brutta che c'è che questo qui. La cosa brutta è che si è ristretto talmente tanto che non abbiamo nessuno spazio per muoverci. Quindi aspettiamo nella parte centrale, richiamerebbe una fase ribassista visto il segnale short, ma l'ho saltato anche la settimana scorsa perché mi sembra un po' troppo stretto, range operativo non ce n'è. Meglio farlo quando le campane gaussiane le bande di Bonin sono di distanza abbastanza l'una dall'altro. Quindi H1 l'abbiamo fatto, H4 chiusura di campana gaussiana blu, questo massimo qui sembrava chiudere qui. A questo punto, questo è un errore ciclico.
e sta scendendo, quindi il minimo di Gauss a questo punto, se non mi riparte, mi posso aspettare un minimo inferiore rispetto a questo. Poi, per chi non ha ancora capito come funzionano tutte le campane Gauss e tutto il resto, si deve un po' aggiornare nei video. Quindi mi aspetto un nuovo minimo rispetto a questo. Questo vuol dire che se si avvicina a questa zona qui, è un ulteriore short a questa zona qui. Quindi il tutto parlerebbe short per la UDSD. Questo vuol dire UDSD short, vuol dire anche euro-dollaro short. Va bene? Benissimo. Ultima coppia per oggi. Euro-yen ha dato o sta dando una situazione short in questa zona qui. Ok? Ha toccato la banda di Bollinger, ha fatto una pin bar ribassista, livello di entrata classico. Opla. Ok. Livello classico di entrata. Questa zona qui. Quindi il breakout di questa zona, togliamoci questa che intanto non ci serve, è l'entrata short anche in base allo stocastico che sta dando un segnale short in concomitanza con la banda di Bollinger altra, da qui si entra short ai profit da zona della banda di Bollinger centrale, nonché di questa porta di pizza. Adesso no? Un attimino solo. Ok, quindi siamo praticamente da questo livello qui, l'entrata short in concomitanza con la banda di Bollinger, parte centrale, quindi in questa zona qui si potrebbe prendere un take profit. Vedete che il trade non è assolutamente corto perché abbiamo un 280 pips di strada da fare. Ok? Euro yen daily, qui si sono spostati un po' dei livelli, si è spostato questo a quanto pare, no, questo no, si è spostato questo. Allora. Tu, no, si è spostato questo, dov'è? Questo che si è spostato. Com'è questo che si è spostato? Si spostano, poi a un certo punto si spostano, quindi non sono giusti i paralleli. Allora, questo è quello giusto, quindi questo è quello sbagliato. Ok. Li abbiamo trovati più o meno, ok? Siamo in questa zona alta. Posso fare, come vedete, cosa mi fa? Copio un canale, lo sposto qui per avere un altro canale. Sempre sono sempre foglie di pitch. Notate che magari mi posso anche sbagliare perché magari spostandoli, vedete questo canale qui, per esempio. Se io adesso prendo questo e lo sposto un attimino più in giù su questa zona qui. Vedete che mi prende questo massimo qui e questo minimo massimo qui, quindi assolutamente posso aggiornare anche così. Ora c'è stato quello sbagliato adesso e vedere che magari questa zona qui è questa. Quindi poca discrepanza, un po' di abilità nello spostare questi canali, attenzione, di nuovo l'ho toccato, di nuovo questi canali, spostarli così, quindi questa zona qui, spostarli così. Li clicco così, si spengono e abbiamo questa zona qui come livello di entrata short che l'ha già data. La indico qui perché vale per tutta la trend line. Ha già dato questa zona qui. Tolgo questo segnale qui. Facciamo così perché sennò me li toglie tutti. Tolgo questo. Tolgo questo. Tolgo questo. Ok, e abbiamo un'entrata short che l'avrebbe praticamente già fatta qui, chiaro che non si possono fare tutte, e l'entrata adesso praticamente sull'euro yen weekly, quindi anche questo parla di un euro yen weekly ribassista, quindi daily ribassista, è un euro debole, un altro componente dell'indice dell'euro che ti dice ok, io divento ribassista, già posso entrare sotto il corpo di questa candela qui, se io entro qui ribassista, euro debole, quindi continuerebbe anche lo short di euro dollaro. Quindi è tutto quanto allineato. Come take profit a questo punto, chiaro che me lo devo mettere in questa zona qui di trend line, ok? Nonché qui ricordiamoci che abbiamo una resistenza sul daily a questo punto, in questa zona qui.
1,3067. L'entrata sarebbe questa. Non la posso più fare, qui l'ha in alto, ormai è passato, 1,3264, e anche qui, come outlook weekly, come direzionalità, avrei un 180-200 pips di take profit. Ultimo, grafico day, H4, notate che le campane gaussiane, 48 la blu, 12 quella interna, perché sono totalità di 4, abbiamo la campana gaussiana rossa che chiude all'interno, sta chiudendo all'interno della campana gaussiana blu. Quindi minimo di Gauss partito qui, Max Gauss è questo, lo lasciamo rosso, abbiamo detto, vero? Ok, blu quello di partenza, rosso il massimo. Quindi a questo punto, se rientro sotto la media 48, ho dei livelli di entrata, così lo togliamo. Ho un'idea di trading sotto questa zona qui per arrivare come minimo a questa zona qui di supporto, che è una trend line. Si è spostato un attimino, devo dire la verità, si è spostato un attimino. Ecco, perfetto. Quindi questa qui è la parte di pullback sulla zona di resistenza. Ok? Quindi livelli, non mi faccio neanche i livelli di entrata, li possiamo vedere che assolutamente più o meno questa è l'entrata. Sui minimi, io dico sempre un po' più alto del minimo, perché se si avvicina al minimo chiamo nuovo minimo. Quindi in questa zona qui, come take profit, le entrate sono queste. Ricordo sempre, cliccate la macchina fotografica, avete un po' di screenshot. Magari non per fare trading, ma per studiare e elaborare un po' il perché di questi livelli di entrata e il per come. Quindi take profit da questa zona qui a più o meno questa zona qui sono 150 pips. Ok? Bene, per l'outlook weekly è finita qui oggi. Andiamo a vedere però l'euro dollaro come si è comportato nel weekly, fermo lì, il daily come si è comportato in questa zona qui. Vedete, il piercing ha ancora il livello di piercing che ha bloccato la fase rialzista. Nel intraday, che adesso lo andiamo a pescare, è questo. Sui 5 minuti, vedete che il massimo non l'ha toppato ed è sta tornando giù. Ha fatto sì una situazione rialzista, però da metodo passa sappiamo che qui sopra non c'è andato, quindi non era un segnale long. Andiamo sull'H1, sebbene questa candela qui sembra una pinba rialzista, ragazzi, io non vorrei scommettere perché non lo faccio, ma se torna sotto questa zona qui sul piercing, mi chiamo un nuovo minimo a questo, è l'1,60, lo raggiungiamo assolutamente. Grazie a tutti della partecipazione. Si sente, infatti vedete che il prezzo è aperto sul pivot, se torna sotto il pivot da qui continuerebbe. Vi saluto, vi ringrazio della partecipazione, ci si sente domani mattina per chi vuole alle 9:15, o sino per il prossimo appuntamento dell'Outlook Weekly alle 10:30 di lunedì prossimo. Grazie a tutti della calorosa partecipazione, ed è veramente siete tantissimi, e nuovamente grazie di cuore a tutti quanti. Alla prossima, ciao ciao!